Però diciamo che parlando di Venezia è assolutamente importante sentire cosa c'ha da dirci Antonella. E dopodiché faremo un po' di domande. Sei pronta, Antonella? Abbiamo visto le slide. Sì, un po' raccontarvi quella che è stata l'esperienza di Venezia dal punto di vista del vino. Allora, intanto, perché Venezia? La Venezia, o meglio, l'organizzazione che decide che sta dietro alla manifestazione, decide di creare un contest diverso. La differenza è stata che appunto le aziende di vino sono state selezionate per etica, sostenibilità e innovazione. Questo che cosa vuol dire? Che innanzitutto la selezione è avvenuta per qualcosa che aveva fatto l'azienda, quindi non è stata incentrata la selezione sulla bottiglia di vino. E poi, di traslato e di conseguenza, la selezione è stata molto puntata sulle persone e le aziende sono state valutate per quello che le persone dell'azienda hanno fatto durante gli anni. Questa è stata un po' la prima volta, nel senso che per quest'anno la manifestazione ha scelto di valutare etica, sostenibilità e innovazione, come ho già detto, intese per declinate in quelle che sono delle azioni appunto fatte dall'azienda. Per quanto riguarda la sostenibilità, abbiamo sentito un'azienda per regione. La candidatura veniva fatta descrivendo quelle che erano le caratteristiche dell'azienda e quello che era stato fatto. E durante la serata di premiazione, che è stata la prima sera e quindi sabato 28, sono state fatte salire sul palco tutte le aziende che hanno raccontato e dove si è mostrato quali sono state le caratteristiche che le hanno fatte emergere rispetto agli altri. E quindi io ho ascoltato, anche perché appunto io ero come export manager insieme all'azienda abruzzese che io seguo e abbiamo vinto noi per la Regione Abruzzo. Quindi io ho partecipato attivamente alla premiazione e ho ascoltato quali sono state le storie di queste aziende e quindi sostanzialmente i motivi per cui sono state scelte. E ho personalmente scoperto che ognuna di queste aziende aveva un progetto sulla sostenibilità, intesa che si può declinare in diversissimi modi. Diverse hanno parlato di pannelli solari, altre hanno parlato di economia circolare. La nostra azienda ha parlato di bioarchitettura, quindi di diciamo così, edificabilità in stretta connessione e in relazione con l'ambiente circostante. Si è parlato in diversi casi di alcune pratiche che vengono svolte in vigna. E questo ovviamente era parte della sostenibilità, ma poi in aggiunta si parla di etica e quindi si scopre che molte di queste aziende, e dico, ovviamente quando io parlo di aziende in realtà parlo di persone, quindi di produttori, di manager, hanno negli anni sostenuto dei progetti etici di sostegno ai disabili, sostegno alle persone che appartenevano a determinate categorie protette o categorie in difficoltà, progetti per la comunità di avvicinamento alla vigna, di avvicinamento all'agricoltura, l'innovazione, stesso discorso, quindi si scopre che dietro queste anzi, facciamo un passo indietro ancora, dietro questi vini e quindi queste aziende, quindi grazie a queste persone sono stati negli anni portati avanti, scoperti dei progetti di innovazione. Io cito quello che
ovviamente mi riguarda in prima persona, nel senso che, per esempio, uno dei brevetti anzi, il brevetto dell'azienda che seguo è un brevetto che parla dell'influenza energetica dei colori all'interno della vigna, e che appunto rientra in quella che può essere intesa come concetto lato dell'innovazione, perché ovviamente innovazione è studio, come dire, l'applicazione, la scoperta, la creazione, l'applicazione di varie tecniche, diverse tecniche in cantina e in generale in cantina, in vigna, in tutto quello che è il lavoro dell'azienda. Questa lunga, spero non noiosa, digressione è culminata poi con l'osservazione anche di uno dei produttori che sono stati premiati, in cui che dice finalmente, lui stesso che dice finalmente qualcuno parla di noi. Perché è giusto, ed è ovviamente dentro al prodotto, in particolare al prodotto vino, che noi troviamo l'anima, la natura, il lavoro di tutte le persone che ci stanno dietro. Ma veramente questa è la prima volta che sono state premiate le persone, per quello che avevano fatto le persone. È ovvio che se il mio vino viene premiato io salgo sul palco, l'ho fatto io, ma questa è stata veramente manifestazione dedicata al successo delle aziende, e quindi del lavoro di tutte le persone che stanno dietro. Credo, da questo punto di vista, che questa sia stata, ecco, ovviamente, e chiudo, grazie alla mia regia Giovanni. Abbiamo visto le foto mie con il produttore e mie con gli organizzatori della manifestazione, da qui il red carpet, perché Wine in Venice parla di red carpet? Perché sai, se vuoi adesso mi connetto proprio con un export manager, perché il red carpet premia delle come dire, delle coloro che emergono, no? Quindi anche un po' le storie di successo, no? O tra le tante storie di successo, quelle che sono risultate più rilevanti nel mondo del vino. E da qui il famoso parallelo con un export manager. Un export manager, io sono all'interno dell'associazione del gruppo Vino da molto molto tempo, sono orgogliosa di esserne parte, perché ritengo che possa essere uno strumento per valorizzare la figura del manager, che è una persona ovviamente. Da qui la connessione con Wine in Venice e con tutto quello che ho detto prima. Saverio ha raccontato che è stato premiato, no, con il nostro premio export, l'azienda e il suo export manager. Io ho un vago ricordo della motivazione per cui lui è stato premiato. In ogni caso, lui è stato premiato per aver valorizzato in maniera pazzesca, mi sembra una linea di bottiglie, una serie di bottiglie. È vero che il risultato l'ha ottenuto il vino, il risultato l'ha ottenuto l'azienda, ma è stato lui il protagonista, il manager. Quindi dare valore finalmente il lavoro, l'impegno, la dedizione che c'è dietro al lavoro del manager, parlando dei suoi. Cioè, dei risultati che lui porta all'azienda, perché si tratta ovviamente dei risultati che lui porta all'azienda, ma dando finalmente risalto al suo di lavoro e quindi a lui stesso. Da qui, secondo, insomma, da qui la connessione, quindi noi siamo, questa foto che voi vedete è un po' la squadra riunita insieme anche ai produttori. Da qui un po' il valore del premio export in connessione
con Wine in Venice, no? Un'edizione zero, quindi una prima edizione, ma l'obiettivo è quello di dare valore al lavoro delle persone, tradotto e interpretato in tantissimi sensi. E credo che, se posso esprimere io un desiderio, è quello proprio di vedere sempre di più sul palco le persone che, in un modo o nell'altro, portano i risultati alle aziende. Noi facciamo un lavoro, anche umano, umano nel senso che, cioè, sono tutti lavori umani, ma la riconoscenza. Il riconoscimento del valore di quello che facciamo, dovrebbe essere qualcosa che arriva più spesso da più parti. Noi, con un export manager e Wine in Venice, con la loro, diciamo così, edizione zero, ha un po' voluto, insomma, tirare fuori e dare risalto a un'altra faccia del vino. Nonostante, e così mi chiudo e mi taccio, nonostante ovviamente parte della manifestazione, di cui in realtà io poi in effetti non ho, mi prendo quest'ultima parte per fare questo, la manifestazione, il cuore della manifestazione è stata alla Misericordia di Venezia, e erano due grandi aree, divise, per quelle che erano le attività. Un'area è stata permanentemente, dedicata all'assaggio, dei vini, provenienti, quindi delle aziende che avevano vinto una per regione. Quindi, ovviamente, il prodotto, è stato poi quello tramite, però, c'è stato anche, grazie proprio alla tipologia di contest, io che sono stata, anche appunto dalla parte del produttore stesso, tanta possibilità di spiegare con calma, assaggiare, degustare. C'era un pubblico, veramente, curioso, che ha dato almeno questa l'impressione di apprezzare veramente molto, quello che stava ascoltando dal produttore e quello che stava degustando. Mentre la seconda area, dove voi vedete anche appunto in questa foto, c'è stato poi il palcoscenico, che ha visto tutte le varie eventi che si sono al piano, era, questo era al piano di sopra. Ci sono stati premiazioni, interventi, convegni, interventi da parte di tante istituzioni. C'è sempre stato, giusto, c'erano dei consorzi che erano partner, e quindi sono state fatte tutta una serie di masterclass dedicate a questi ai consorzi, e non solo. Quindi, insomma, veramente, veramente una bella vetrina. E adesso, insomma, cerchiamo di guardare avanti e di, pensare come diceva prima anche Saverio, no? Anche con il nostro premio export, di guardare al futuro. Però, insomma, siamo stati veramente molto, molto contenti. Io vi ringrazio e spero di aver, insomma, raccontato un po' quella che è stata la manifestazione Grazie Antonella. e il valore. Grazie, Giovanni. Oh, grazie. Ah, prego, prego. Grazie Antonella della narrazione appunto di questo evento, che bisognava esserci dentro, però possibilmente con un bicchiere di vino, ecco.